400, poi dopo loro fu data a un convento, loro hanno contato a questo convento, quindi non tornerebbero dall'Aquila, l'Aquila del 1600, perché dopo 200 anni come hanno venduto una casa ci va a mettere un'Aquila sopra, cioè, è molto probabile che l'Aquila fosse giù dove ora è il palazzaccio, per qualche motivo si è persa. Con la morte di Caterina, appunto nel 1680, prima ho detto 1650, mi sono sbagliato, il palazzaccio passa definitivamente alla famiglia Prosperi. Ora, sta famiglia Prosperi è una famiglia un po' strana fra le famiglie nobili lucchesi, perché in realtà è mezza ferrarese e mezza lucchese. Era lucchese fino a un certo punto, poi nel 1308 viene bandita insieme ad altre famiglie bianche, nelle lotte fra bianchi, neri e così via, e si trasferisce appunto a Ferrara, dove fra l'altro ricopre anche un ruolo importante alla corte degli esteri. Nel 1573 sono reintegrati nella cittadinanza lucchese, essere cittadino era equivalente a essere nobile, e dava una serie di privilegi, fra cui per esempio l'esenzione dalla tassazione. Ma continua a mantenere interessi patrimoniali ed economici a Ferrara, quindi è una famiglia un po', diciamo, schizofrenica, da una parte guarda a Ferrara e da una parte guarda a lui. È probabile che il disegno a triangolini neri e bianchi che raffigura, potrebbe essere un trampolino per un bugnato, sia una reminiscenza di Ferrara, del palazzo dei diamanti di Ferrara. Questo è il loro stemma, che si trova proprio nel palazzaccio davanti, nella parte centrale. Vedete, c'è un giglio con una banda e tre stelle sotto. Quello è lo stemma dei Prosperi, che hanno lasciato così la loro impronta su un edificio. Nel 1700 i Prosperi lo tengono abbastanza poco questo edificio, perché lo acquisiscono nel 1680 e nel 1710 già lo vendono. Come mai? Perché quando fu acquisito con l'eredità vendettero dei beni a Ferrara per comprare dei beni qui a Lucca, tentando di fare un gruppo di beni immobili qui a Lucca di una certa consistenza. La cosa poi non andò bene, non ebbe sbocco, e allora i figli di Baldassarre Prosperi ritornano invece a Ferrara e vendono i beni di Lucca e ricomprano beni a Ferrara. Quindi è appunto una famiglia che tentenna un po' fra Ferrara e fra Lucca. Quindi nel 1710 viene. Il palazzaccio era già stato ipotecato per pagare una dote a una Prosperi che andava in moglie a un'altra nobile lucchese, e viene venduto, ipotecato, cioè venduto, ceduto in enfiteusi a Bartolomeo Lunardi, che era un prestanome degli Orsetti. Ora, enfiteusi, oggi non si fa più, il contratto enfiteusi esiste ancora, nel codice civile c'è, però non è molto utilizzato. Una volta nel Medioevo era molto utilizzato, praticamente sdoppiava la proprietà di un edificio. C'era un diretto dominio, che era del vero proprietario, poi un dominio utile, che era dell'enfiteuta. L'enfiteuta pagava una cifra molto alta per entrare in possesso dell'enfiteusi, e ogni anno doveva pagare un canone, e poi si doveva impegnare a migliorare, diciamo, l'edificio, o migliorare il terreno, se non terreno, e così via. Questo canone poteva essere riscattato secondo certe norme, volendo, e la buona entrata che si pagava si chiamava l'odenio. Era un contratto di tipo medievale, infatti oggi è abbastanza scomparso, però era molto, diciamo, diffuso all'epoca. Come mai lì c'è scritto comune di Marlea? Dove? Posto in comune di Marlea. Ogni paese era una comunità, quindi un comune. Ah, che Maglia, comune, per esempio, era una comunità. Significava comunità. Paese, diciamo oggi. Sì, perché no, Maglia, c'era dato un comunico che voleva comune di San Cassiano, vedi, quando c'è comunque, no? Comunità di San Cassiano. Ma comunità. E come vedete la descrizione dell'edificio è sempre la stessa nel 1600, quindi corpo di terre campie con alberi, frutti e viti, in parte centro muraglia e discepe, con casa per uso di padrone ed altre case per uso di salano, cascina, forno e pozzo, con altre sue ragioni e pertinenze, posto appunto come rimane, luogo detto da Pieve.
Successivamente, qualche anno dopo, il Lunardi dichiarerà del dominio utile, perché si poteva vendere separatamente, il dominio diretto e il dominio utile, potevano avere due strade diverse, Giovan Battista Orsetti. Gli Orsetti che sono i vecchi proprietari della Villa Reale. Questa era una famiglia, quella degli Orsetti, che tiene questo edificio, diciamo, dal 1710 al 1806, quindi per un centinaio d'anni. Come vedete, ci sono stati diversi passaggi proprietari, questo è uno dei motivi per cui poi l'edificio non si è conservato bene come altre ville invece nella Lucchesia. Gli Orsetti erano una famiglia di mercanti, tra l'altro originari proprio di San Donnino a Maglia, che nel 1600 comprarono la nobiltà, perché erano abbastanza ricchi, la Repubblica aveva sempre fame di soldi fondamentalmente, e quindi ci fu chiuso qui i titoli nobiliari venivano venduti, cioè la cittadinanza, diciamo, veniva venduta, e quindi entra a far parte il palazzaccio di questo vasto patrimonio fondiario degli Orsetti, che già possedevano la villa di Maglia, comprendente anche la villa oggi conosciuta come Reale, quella del Vescovo, acquistata nel 1654 dai Bonvisi in seguito al fallimento degli stessi Bonvisi. Quella anche villa. Questa è la villa di Maglia come era una volta prima. La villa Reale. Prima del rifacimento dei napoleonici, no? Da questo punto in poi il palazzaccio segue i destini della Villa Reale, perché quando gli Orsetti vendono a Elisa, a Felice e Elisa Basciocchi la Villa Reale nel 1806, la vendono insieme a tutta una serie di terreni, case e così via, fra cui anche il palazzaccio, terreni e case che dovevano servire a garantire una rendita alla Villa Reale per le spese di manutenzione e tutto il resto. Questo gruppo di beni veniva chiamato la lista civile, la lista civile dei principi, poi nota come lista della Casa Borbone, che infine dopo il 1847 come regio possessione granducale. Cioè, in pratica nel 1847 diventa demaniale. Questa è la storia. Dopodiché subentrano i primieri. Sì, dal 1847 diventa proprietà del Granduca. 1847. 847. Diventa proprietà del Granduca e viene, si chiamano le regie possessioni, si chiamavano. Tanto è vero che le ultime carte del palazzaccio io le ho trovate in archivio di Stato a Firenze, no? Perché dal 1847 in poi tutta la documentazione è stata portata all'archivio di Stato di Firenze. E lì anche ho scoperto che appunto i Pieretti, che sarebbero anche le mie avi, erano locatari di queste terre, cioè erano in affitto, avevano affittato queste terre. Infatti nel 1804 c'è un atto di locazione appunto di terreni da parte del conte dei Orsetti a Pietro Pieretti e suo figlio Jacopo. È buffo quest'atto qui perché non si pagava in moneta, ma si pagava fondamentalmente in natura, quindi c'è una staia 153 di grano nostrato, buono, secco, campio, stagionato e mercantile, nel mese di luglio. Poi 40 ova di gallina per la Pasqua di Resurrezione. Paia 3 di pollastri buoni e grassi nel mese di agosto. Para 1 di capponi buoni e grassi appunto nel mese di dicembre e così via. Mentre invece tutta la foglia di gelso che ci sarà sopra suddetti beni si intende interamente diciamo riservata al locatore. Inoltre i conduttori avevano l'obbligo di una volta all'anno per le pulizie di andare alla Villa Reale ad aiutare a fare il bucato fondamentalmente. Quindi vedete erano dei contratti d'affitto abbastanza articolati il pagamento. E in ogni caso questo non fa altro che
evidenziare il legame stretto che c'è fra l'edificio e la Villa Reale. Fondamentalmente è un edificio a servizio della Villa Reale. Sempre gli stessi Pieretti, ma un altro ramo, ancora questo non sono riuscito bene a capire. Nel 1843 prendono in enfiteusi dall'intendenza della casa borbonica il palazzaccio. Il Rocito è interessante nel 1843 perché descrive lo stato in cui si trovava l'immobile a quell'epoca. Purtroppo è già molto notevolmente, diciamo, deperito. Vedete, casa padronale è stato di deperimento, divisa in 6 stanze al terrestre con loggiato aperto in 4 di dette stanze, con andita al piano superiore e in 6 stanze al piano a tetto, murate coperte di indice e tegole, con pessime solai a tavole, parte di cotto e parte di legno, con pozzo e altre sue ragioni usi comode e pertinenze. La novità qui da questo atto è che troviamo conferma che c'era un loggiato. C'era un loggiato alla parte a settentrione, la parte che guarda la chiesa. Oggi è totalmente scomparso, forse se si andasse a scalcinare il muro si ritroverebbe qualche cosa, però non si sa. Però nel 1843 c'era questo loggiato. Si potrebbe dire c'era ancora, perché probabilmente c'è sempre stato sin dall'inizio. Ora, il loggiato è interessante perché nelle memorie di Maglia di Don Carlo Matteoni c'è un passaggio che io ho sempre ritenuto un frutto di fantasia del nostro ex parroco, dove si dice che c'era un loggiato in questa casa e c'erano dipinti tutto l'albero genealogico della famiglia degli Ottoni di Sassonia. Scusa se ti interrompo, no? Per chi non lo sa che non è di Maglia, Carlo Matteoni è stato pievano per oltre 50 anni e è morto negli anni 50, quindi dall'inizio del secolo del Novecento, ora mi ricordo esattamente, ma è stato pievano di Maglia, un personaggio. Sì, aveva la passione per l'erudizione, per la storia patria, tanto è vero che scrisse questa memoria della storia di Maglia, furono pubblicate e appuntate in un giornale che si chiamava L'Angelo, e che poi recentemente mi sembra ha ripubblicato il fotografo di Matteucci. Insomma, in queste memorie c'è scritto che in questo palazzo c'era questo loggiato, c'erano queste pitture che illustravano l'albero genealogico della famiglia degli imperatori Ottoni di Sassonia, Ottone I, II e III, e che questo affresco a un certo punto era stato, c'erano degli antiquari francesi che lo volevano comprare, che questo dettaglio magari potrebbe anche poteva far pensare che qualcosa di vero ci fosse. Oggi sappiamo appunto che da questo atto qui che il loggiato effettivamente c'era, non sappiamo se c'era questo dipinto, forse sì. Io a Firenze non ho trovato nessuna carta che testimonia l'interessamento di questi antiquari francesi per questo dipinto. Il salto che fa il Matteoni, che tuttavia non trova fondamento, sono prove storiche, è di dire che in realtà Ottone III di Sassonia sicuramente ha dimorato in Maglia e ha fatto degli atti in Maglia, perché ci sono appunto le carte imperiali che lo testimoniano. Si è sempre creduto che il castello dove alloggiava era in Maglia fosse nel luogo dove oggi è la Villa Reale. Il Matteoni avanzava l'ipotesi che potesse essere anche il palazzaccio, ma non chiaramente il palazzaccio attuale, ma qualcosa, quello che c'era prima. Questo però non lo sappiamo, non ci sono prove. E questi sono i Pieretti, questo sarebbe Vincenzo Pieretti, che è il figlio del Giovanni ricordato prima fondamentalmente, cioè quello che ha comprato il palazzaccio in enfiteusi. Questa è una foto del 1904. Ve la faccio vedere perché come sono riuscito a capire che è del 1904? I miracoli dell'informatica oggi. Vedete, lui tiene un giornale qui. Ho ingrandito il giornale, l'ho rovesciato perché è messo per rovescio. E qui c'è scritto, ora qui si vede male, ma si legge abbastanza bene, sciopero generale. Ora, sciopero generale in Italia, un famoso sciopero generale, come prima è proprio nel 1904. Quindi più o meno corrisponde all'età in cui era vivo questo tizio. Quindi questa è una foto del 1904. La famiglia Pieretti
la famiglia Peretti, a parte quella dove viene te, c'è anche quelli delle cartiere che Peretti ha librato, quelle dell'officina Peretti e poi quelli che avevano in cima al monumento, che sono dei Peretti anche loro. Tra l'altro qualcuno di loro lavorava con me. Poi non lo so se ci sono. E qui finisce la storia, che poi dopo è contemporaneità. I proprietari, alcuni coproprietari dell'edificio sono qui ad ascoltare. Lo stemma lì c'è sempre. Lo stemma c'è sempre. C'è sempre, si è mantenuto. Sì. L'hanno portato via quasi tutti, lui c'è rimasto ancora. Quello c'è rimasto, sì. Poi anche sui dipinti, che era del 1600 e rotti, tuo padre l'ha ristrutturato nel 1995 riprendendo gli stessi colori e l'ha fatti Peppino Tedesco. Sì, sui diamanti che altri disegni c'erano? I mori, mi sembra che siano chiusi di mori. C'era un cristogramma, poi c'erano una colomba, dei meli o dei gelsi, non si capisce, forse gelsi, dei cipressi. Meli, non i mori, meli, gelsi. Meli o gelsi, sì. E poi questa specie di, appunto, rape. A dipinti nella parte nobile che ci vuole verso, del verso del primo piano, la parte centrale. No, dentro non c'è rimasto nulla. Però ci sono dei travi con dei disegni. No, queste sono cose del 1900. Ah, sono più. Sono stati di passo. No, l'unica cosa appunto è che purtroppo questo è un classico caso di edificio che prima era nobile, importante e così via, nel tempo si è deteriorato per tutta una serie di motivi, tra cui il fatto che era di proprietà di nessuno, praticamente questa intendenza, specie di demanio, e che oggi come oggi non è tutelato per niente. Ma questi dipinti di cui parlava Enrico, sì, perché si sono conservati noi, se no, c'era la mano di bianco, non c'era più nulla, nessuno se ne sarebbe accorto fondamentalmente. Comunque la datazione anche degli edifici, così io mi dà semplifica sempre tutto. E quando ci sono gli archi, le case, no? C'hanno, ora magari sono stanno pareggiati, no? Però quando nella struttura c'erano gli archi era sicuramente una casa prima del 500, perché gli archi sono stati, cioè le finestre pari, con le soglie pari, eccetera, hanno cominciato a fare da dopo il 500. Prima erano tutti alti a tutto tempo, così, le finestre, o bifone, no? Questa probabilmente è dell'inizio del 500, come si vede ora, però costruita su una casa più piccola, no, era un edificio. No, era un edificio. Ma io lo vedo così. Ma è tanto che tu devi vedere, questo 400, questo edificio qui l'ho documentato io per la prima volta. Sa quanti altri ce ne sono, quando si parla di Lucca si parla delle grosse ville così, però c'è anche tutto questo patrimonio immobiliare minore che forse meriterebbe un po' più di tutela, inevitabilmente col tempo si perde perché ci costruiscono il campo delle case, perché non vengono mantenuti gli immobili, purtroppo la storia triste di memoria che si perde. Il fatto che questa fosse la casa dei Ramondi è importante, perché Ramondi era una famiglia importantissima. Forse non è più importante. Passaggio a demanio, che anno è stato il passaggio a demanio? Sì, è stato nel 1847. Dal momento che hanno dato gli scali. Sì, fondamentalmente. Ma già prima era comunque prussana. Cioè, era già passato di mano in mano. Sì. Purtroppo c'è stata una serie di passaggi che non hanno favorito la conservazione dell'immobile. Poi ci molto ha aiutato anche la grossa, come posso dire, il fatto che delle costruzioni delle varie case dei dintorni dal 1950. Sì, avrebbero dovuto mettere un vincolo di
di protezione intorno, invece non è stato messo. Allora, sul regolamento di edilizia del Comune di Capaci c'è l'articolo 19 che dice edifici di particolare pregio, no? È uno dei più disattesi di tutti. Ma questo rientra infatti nella lista SCIP, no? Rientra negli edifici particolari pregi. C'è tutta una serie di prescrizioni. È scritto e basta, ma non è assolutamente fatto rispettare, proprio zero. No, l'unica cosa che può fare, che funziona, è il vincolo delle case di tendenza. Forse nemmeno vero, insomma. Però per gli altri vincoli del comunale non funzionano. A Pisa funziona un po'. Ecco, dal punto di vista architettonico non è di grandissimo peso, perché ormai è abbastanza rovinato, dal punto di vista storico però c'è la sua importanza. Perché ci sono anche degli altri scritti sempre sui rapondi. Per esempio ci fu uno che si fece prete di questi rapondi, e c'è nella storia di un beato Franciotti, che è padre Franciotti, una figura importante della religiosità del Seicento lucchese. Nelle vite di questo Franciotti c'è scritto che lui a Maglia, dove i rapondi usavano per passare le vacanze, trovò questo grimbetto, gli mise la mano sulla testa e gli disse: te diventerai prete di Santa Maria Cortorlandini. E il babbo di questo grimbetto gli disse: ma veramente è il mio unico figliolo? Dice: no, no, ma lui diventerà prete. Infatti lui poi diventò prete. E ci sono queste storie, i rapondi vengono menzionati, viene menzionato il fatto che passava dalla casa a Marte. Quindi la casa è effettivamente nel 600 e anche prima nel 500 la casa dei rapondi. Prima non si riesce ad andare a risalire oltre, è già stata un'avventura arrivare fino al 1600, cioè non è semplicissimo. Cioè io sono partito da questo, sono partito da questo stemma qui, ho visto il Baroni, sono guardato tutti gli stemmi di tutte le famiglie finché non ho trovato questa. A quel punto avevo un nome, ma non sapevo nulla. Però su internet ho trovato che c'era un prospero a Ferrara, ho provato a scrivergli, questo mi ha risposto e mi ha detto sì, e mi ha mandato i documenti, fra cui anche quella che non mi sono soffermato prima. No, ci hai lavorato tanti anni a fare quella ricerca, ma per divertimento. Questo qui l'ho preso da un libro di questo Prosperi Zanardi, che è un simpatico signore di Ferrara, che anche lui si diverte di storia patria, e che aveva trovato fra le carte di famiglia questo schizzetto qui, dove si vedete Livello, Già Orsetti, Ragioni, Fratelli dei Fratelli Prosperi. Le ragioni sarebbero il dominio, diciamo, il dominio diretto. Il Livello invece è il dominio utile del Fiseuse, no? Dove si vede appunto il palazzaccio con accanto una cassa che era la cassa del Salano, e poi intorno questo muro, e qui c'è la chiesa di Maria, e questo qui me l'ha mandato lui. Lui sapeva che riguardava questo proprio, io no, non sei lui. No, lui non ignorava che esistesse ancora questo palazzo qui, come ho detto io, perché abbiamo avuto uno scambio, diciamo, epistolare proprio a me. Ma sì, non è invertito, il nord e sud è invertito. Sì, che è invertito. Sì, ma perché il catasto che è... No, questo è uno schizzo che lui aveva, perché ci fu una causa legale in cui furono implicati questi fratelli Prosperi, e fra i documenti, la causa legale, c'era questo piccolo schizzo, per dire come si sarebbe. Per risalire da Prosperi ai Racondi, perché ho chiesto in parrocchia a Maglia, mi hanno mandato un terrilogio del 1700. I terrilogi sono un elenco dei beni di una determinata famiglia, di una chiesa, di un monastero e così via. E nel terrilogio c'era scritto, descritta la chiusa attorno alla chiesa di Maglia, dice un pezzetto, poi fu comprato dalla Pavia. La chiesa c'era già. Questo è del 1810. Questo è del 1810. Perché nel 1810? Perché c'è scritto Parco Reale qui. E questo è solo dopo i napoleonici che viene chiamato Parco Reale. Prima era la Villa dei Monzetti, non era reale. Quindi la Villa Reale c'è stata lì? Sì, questa che è sotto. Questo si vede la Villa Reale, visto come era prima lì nella costa di Villore, anche la Villa Reale. Cioè, ricostruire la storia di questo edificio è come cercare un altro pagliaio. Cioè, uno trova un filo e poi si vede il filo, se trova il capo del filo ce la passa, no?
Vabbè, sono molti anni, cose saranno... Anche perché non c'è, perché c'è. Cioè, vista ora non si direbbe che è una bella villa. No, no, vista ora non si direbbe. Vista ora non si direbbe. E poi la villa, noi si parla di villa reale, ma prima c'era la villa del vescovo, quindi così, la villa reale è stata fatta successivamente alla villa del vescovo. Sì, la villa reale si chiama così dai Bascioli, che erano altezza imperiale, che chiamavano dal 1800. La villa reale, si trova proprio nel 1806. Prima era la villa degli Orsetti, che aveva già inglobato, non mi ricordo se era già inglobato oppure no, la villa del vescovo. L'hanno ristrutturato, ma è stata inglobata a un certo punto nella villa degli Orsetti, sì. Per fare il parco, sì. Nulla, è stata, ci sono voluti diversi anni, chiaramente anni lo dicevo, una volta all'anno andavo in archivio per fare queste ricerche, è stato per quello, sono voluti anni, forse se si dedicava a tempo pieno in un anno faceva tutto, però con la fortuna di trovare le persone giuste, perché appunto questo tizio di Ferrara mi ha risposto, è stata una fortuna, non è che non è facile trovare, e Pianluca c'è pure l'archivio, perché c'è tanta anche l'archivio di Stato, sì, l'archivio di Stato di Lucca è uno dei più belli, ci sono tutti la Toscana, forse tutti l'Italia, c'è tantissime cose. I lucchesi hanno conservato tutto. È molto importante, forse in Italia. Sì. Non solo, ma gli archivisti dell'archivio di Stato di Lucca sono fra i migliori storici. Per esempio Martino Berengo ha scritto un bellissimo libro, Nobili e Rappresentanti del Cinquecento, che rimane un capolavoro della storia del Cinquecento. Lui era stilista, Martino Berengo.